Ciao Daniela Scognamillo, Art Director di Campogrande Concept. Quando ci siamo conosciute 4 anni fa, avevi una grande forza propositiva per gli spazi di Campogrande Concept, uno dei più bei palazzi di Bologna all'interno del quadrilatero, sempre delle mura di Bologna e sempre del centro storico. Cos'è stata l'esperienza di Campogrande di questi 4 anni? Beh, sono stati 4 anni intensi, molto interessanti e che ci hanno arricchito molto perché quando noi abbiamo pensato al progetto Campogrande Concept, l'abbiamo pensato perché volevamo sfruttare quella che era l'opportunità di avere una dimora storica bella come Palazzo Pepoli Campogrande, questo spazio della porzione del piano nobile, per creare man mano un progetto che potesse essere replicabile. Cioè, la dimostrazione voleva essere quella di far capire come altri proprietari di dimore storiche potessero mettere a disposizione permanentemente o temporaneamente le proprie dimore per trasformarle in spazio eventi, per dare l'opportunità alle persone della propria città di incontrarsi e raccontarsi e condividere cose belle. Questo è quello che noi abbiamo fatto in questi 4 anni. Sono 290 eventi e quando oggi abbiamo fatto un po' il punto della situazione ci è sembrato pazzesco solamente pensarlo. 290 290 eventi con eventi nel corso di una questi massa enorme di 4 anni. persone, perché Beh, siamo ultimamente. arrivati a 5.700 persone nella nostra mailing list, quindi siamo riusciti naturalmente man mano del tempo, essendo così trasversali, avendo naturalmente trattato vari ambiti, perché naturalmente le mostre d'arte contemporanea, le serate culturali, le mostre di design, incontri con giornalisti, scrittori, quindi. Tutto a contatto con la città, gli eventi della Esatto, città, creando dei City Light. contenuti proprio perché la città tornasse al centro. In un momento, ricordiamoci che noi abbiamo inaugurato nel 2013, quando comunque le atmosfere erano molto diverse da quelle di adesso. E quindi era proprio una voglia di risposta, di propositività in quello che la città poteva proporre e quindi noi come privati eravamo complici in questo disegno che si voleva naturalmente dare come stimolo. Quindi 4 anni importantissimi e Che con. però si sono evoluti, perché non ha nessun senso nell'arte lasciare sempre le cose come stanno, lasciare. Esatto, cioè diciamo che a dir la verità siamo in ritardo di un anno rispetto al programma che ci eravamo fatti, perché avevamo programmato 3 anni in cui avremmo cercato di far capire quello che era il progetto Campogrande Concept, che quindi non era legato solo a un luogo, ma l'idea era quella di fare la palestra, se così la vogliamo chiamare, cioè quell'attitudine, quel know-how che serviva per poter avere tutta l'esperienza da poter trasmettere e convogliare tutte quelle che sono le persone che ci hanno seguito nel corso di questi anni anche al di fuori del nostro spazio. Quindi il 2.0 è questo. Allora, Daniela, ti volevo chiedere cosa diventerà questo spazio se non sarà più Campogrande Concept. Ma diciamo che il concetto è che Campogrande, che va avanti, si trasforma in versione 2.0, ovviamente over the spaces, cioè l'idea è quella di andare oltre il palazzo e quindi quella di proporre a chi ci ha seguito finora una serie di tappe itineranti che possono essere la possibilità di legare altre dimore storiche della città o comunque dell'Italia, altri spazi interessanti, inventare nuovi modi per creare dei contenuti e legare e sensibilizzare le persone che comunque ormai ci conoscono e che sanno qual è la cifra identificativa di Campogrande. Campogrande è un concetto, l'abbiamo detto fin dall'inizio, non è uno spazio, è un concetto, un modo di vivere, un modo di voler stare insieme, dove c'è la bellezza al centro, la cultura al centro, l'arte al centro.
e quindi questo verrà anche trasplicato alla convivialità, il piacere di stare insieme, di condividere idee, il piacere di ritrovarsi. Noi in questi 4 anni abbiamo sempre in prima persona, sempre comunque in tutti i tipi di eventi, 290 sono tanti, abbiamo sempre aperto noi le porte di casa. E quindi questo è un modo per invitare le persone a seguirci in questo percorso, a seguirci a quello che sarà un appuntamento che comunque ci porterà a un mese e mezzo, con una grande sorpresa, ovviamente prima di tutto su Bologna e poi su altri progetti. Va bene, grazie Daniela, e aspettiamo la prossima conferenza stampa per sapere dove ci porterà Campo Grande. A prestissimo. Ciao Daniela, buonasera. Grazie.